Salve, bentornati sul canale. Oggi andiamo a vedere come realizzare questa bellissima e graziosa pecorella, molto carina, può essere anche personalizzata col nome del bimbo della bimba e andiamo a vedere come si fa. Per realizzare la testa della pecorella abbiamo un anello magico di 6 maglie. Io vado ad utilizzare questo tipo di filato fatto in questo modo, potete utilizzare qualsiasi tipo di filato comunque. Andiamo a stringere il nostro anello e andiamo a fare la lavorazione a puff, e dobbiamo fare in questo modo. Dobbiamo fare i nostri puff, andiamo a fare 6 puff per ogni maglia. Entriamo nella maglia qui, andiamo a fare la seconda maglia e poi, come facciamo solitamente i puff, andiamo a fare il terzo e qui lo chiudiamo tutti insieme. Poi andiamo a fare una catenella e andiamo a fare il secondo puff nell'altra maglia. Facciamo in questo modo, prendiamo la maglia, prendiamo il filo, riprendiamo la maglia, riprendiamo il filo per la terza volta e andiamo a chiudere. E facciamo una catenella. Prendiamo il filo e andiamo a fare il terzo puff allo stesso modo. Prendiamo il filo, riprendiamo da questa parte, lo prendiamo di qua per 3 volte e poi chiudiamo tutto insieme. E ripetiamo questo per tutte le restanti maglie. Alla fine facciamo una catenella e ci agganciamo alla prima maglia qui dell'inizio. Andiamo ora a fare, dobbiamo fare i nostri aumenti e facciamo in questo modo un puff e poi facciamo il nostro aumento. Andiamo a fare due nella stessa maglia, in questo modo. Facciamo 1, 2 e 3 catenelle per cominciare, poi facciamo nella stessa maglia il nostro puff, chiudiamo, facciamo la nostra catenella e andiamo a fare qui nello spazio a fianco questa volta, e andiamo a fare qui il nostro puff tra un puff e l'altro, in modo da fare il nostro aumento. Facciamo la nostra catenella e andiamo nello stesso puff di prima, del giro precedente. E facciamo tutto il giro in questo modo. E saranno questa volta i puff saranno di più perché abbiamo fatto il nostro aumento tra un puff e l'altro. Stessa cosa facciamo per quest'altro giro, andiamo a fare un puff. Uno dentro l'altro puff, l'altro a fianco tra un puff e l'altro, in modo che facciamo i nostri aumenti. Faccio la mia catenella tra un puff e l'altro, entro qui nel puff che ho subito dopo qui, quello del giro precedente, vado a fare il mio puff. Prendo il filo per 3 volte e poi chiudo tutto insieme. Vado a fare una catenella e poi entro tra lo spazio di un puff e l'altro del giro precedente e proseguo così per tutto il giro. Da questo punto andiamo a fare per altri 8 giri lo stesso lavoro, andiamo a fare un puff per ogni puff che abbiamo sotto. Dopo aver fatto i nostri 8 giri andiamo a realizzare le diminuzioni, quindi facciamo in questo modo. Entriamo nella prossima nostra maglia qui, facciamo un puff, per cominciare le diminuzioni, andiamo a chiudere, facciamo la nostra catenella e saltiamo un puff e andiamo nel prossimo. Entriamo qui, saltiamo uno e andiamo nell'altro spazio, andiamo a fare il nostro puff. In questo modo andiamo a diminuire i nostri puff. Man mano che proseguiamo con il giro, saltiamo uno, andiamo nel prossimo e facciamo tutto il giro in questo modo. Andiamo a riempire con l'ovatta sintetica e procediamo allo stesso modo anche per quest'altro giro. Facciamo un puff e saltiamo uno e fino a chiudere completamente la parte. Finito il giro possiamo chiudere la nostra parte. Andiamo a dare bene la forma al corpo della nostra pecorella.
distribuiamo bene l'ovatta all'interno. Per la testa della nostra pecorella avviamo l'anello magico di 6 maglie, stringiamo il nostro anello e andiamo a fare un aumento in ogni maglia, in tutto saranno 12 maglie basse. Andiamo ora a proseguire il lavoro con i punti puff e andiamo a sostituire il primo con 3 catenelle, entriamo poi nel secondo, cioè nella stessa maglia, e facciamo il nostro puff, completiamo il puff. In questo modo, fatto il primo puff, andiamo a fare una catenella, saltiamo una maglia di sotto, entriamo nella prossima e facciamo il nostro puff. Lo chiudiamo, facciamo una catenella, saltiamo la base, andiamo nella prossima e andiamo a fare un punto puff. Proseguiamo così per tutte le maglie sottostanti. Finito l'ultimo puff, ci andiamo ad unire, dopo aver fatto la nostra catenella, nel primo, in questo modo. Dobbiamo ora fare i nostri aumenti, quindi facciamo, per ogni puff sottostante, andiamo a fare il nostro puff. Quindi entriamo qui nel nostro primo puff e facciamo il nostro primo puff. E poi entriamo nel successivo, qui a fianco, e dobbiamo fare un puff tra un puff e l'altro. Quindi facciamo in questo modo, facciamo la nostra catenella ed entriamo qui e facciamo il nostro puff. In questo modo facciamo i nostri aumenti e quindi entriamo qui nel puff successivo e facciamo il nostro puff. E poi entreremo al fianco del puff e faremo un altro puff qui e proseguiamo così per tutto il giro. Finito il nostro giro, ci andiamo ad unire al primo puff che abbiamo cominciato, e per quest'altro giro dobbiamo fare, per ogni spazio a fianco qui del nostro puff precedente, dobbiamo fare il nostro puff. Quindi entriamo direttamente qui nello spazio tra i due puff e andiamo a lavorare il nostro puff. Nei tre giri successivi facciamo la stessa cosa, lavoriamo per ogni spazio un puff e dobbiamo sempre fare la nostra catenella tra un puff e l'altro. Quindi entriamo in questo spazio qui e andiamo a lavorare il nostro puff. Finiti i nostri giri, entriamo con quest'altro filato più chiaro e andiamo a fare una maglia in ogni maglia sottostante fino a terminare tutto il giro. Io mi sono ritrovata con 28 maglie, vado a fare una diminuzione alla prima maglia, una diminuzione all'ultima maglia e saranno 26 maglie basse. Facciamo una diminuzione alla prima maglia, una diminuzione all'ultima maglia e saranno 24 maglie basse. Lavoriamo le nostre 24 maglie per altri 7 giri. Andiamo ora a riempire con l'ovatta sintetica e facciamo ogni due maglie una diminuzione, saranno 18 maglie basse. Una maglia e una diminuzione per tutto il giro e saranno 12 maglie basse. Proseguiamo i prossimi giri con le diminuzioni fino a chiudere completamente la parte. E possiamo staccare il filo e andiamo a nascondere all'interno. Per l'orecchio con il filato color carne avviamo un anello magico di 6 maglie. Stringiamo il nostro anello e andiamo a lavorare per altri 8 giri le nostre 6 maglie e stacchiamo il filo. Possiamo staccare il filo, poi andiamo a cucire con ago e filo questa parte e andiamo a cucire sulla testa. Per le zampe avviamo un anello magico di 6 maglie. Stringiamo il nostro anello e andiamo a fare un aumento in ogni maglia. In tutto saranno 12 maglie basse. Lavoriamo le 12 maglie per altri 6 giri e poi stacchiamo il filo e andiamo a riempire con la ovatta sintetica. Con ago e filo andate a chiudere questa parte di sopra dell'orecchio, la chiudete e andate poi a cucire l'orecchio al lato della testa. Fermate prima con gli spilli al punto giusto e poi andate a cucire solo sulla parte superiore. Riempiamo le zampe con un po' di ovatta sintetica, leggermente, non troppo, e andate a chiudere anche l'estremità delle zampe. Ne avete fatte 4, andate a chiudere allo stesso modo e poi andate a cucire al corpo.
Fermiamo la testa con gli spilli in questo modo, facciamo uscire appena appena sopra, fuori, posizionando il corpo in questo di lungo, così in questo modo, come vedete. Andate poi a cucire maglia per maglia bene tutto intorno. Quindi prendete un po' di questa maglia, un po' di questa e andate a cucire tutto. Le zampe le posizionate uno verso la parte finale del corpo, l'altra da questa parte sul davanti. Stessa cosa dall'altro lato. E dopo aver cucito le nostre zampine, andiamo a fare la nostra codina. Per la coda utilizziamo lo stesso filato che abbiamo utilizzato per il corpo, abbiamo un anello magico di 6 maglie. Stringiamo l'anello e facciamo un aumento in ogni maglia, in tutto saranno 12 maglie basse. Facciamo un altro giro di 12 maglie e poi stacchiamo il filo. Stacchiamo il filo, andiamo a riempire leggermente con lavatta sintetica e andiamo a cucire dietro. E con un po' di filo nero andiamo a ricamare l'occhio. Partiamo da un lato, andiamo in questo modo, ripassiamo in modo da rinforzare e fermare bene il filato. E andiamo a fare la stessa cosa dall'altra parte. Naturalmente gli occhi potete farli come più vi piace. Potete farli anche i pieni, oppure con le ciglia, come più vi piace. Oppure potete usare anche gli occhi in plastica. Con un po' di fardo vado a fare due belle guanciotte e poi vado ad aggiungere un bel nastrino con un bel sonagliino al collo e poi magari vado a scrivere il nome del bimbo o della bimba a cui andrà donato. Ed eccola qui, questa è la mia pecorella terminata, spero che vi piaccia, taggatemi se la fate, condividete il video, fate scrivere ai vostri amici e iscrivetevi anche voi al canale. Vi aspetto numerosi al prossimo, fatemi le vostre richieste, ciao ciao, un abbraccio!